Benvenuti sul mio canale. Oggi un video diverso dal solito. Vi voglio far vedere come si prendono le vongole oppure i lupini, ma qui a Chioggia noi le chiamiamo le bevarasse in dialetto. E adesso prendo la macchina e vi porto qui a Chioggia. Andiamo a vedere alla diga se riusciamo a prendere qualcosa. Vediamo se ci sono, se non ci sono, non so neanche perché non sono ancora andato quest'anno, quindi non ho proprio idea se ci sono. E penso che se ci sono sarà tutto quanto, tutte quante vongole piccole e quindi da rilasciare. Comunque in ogni caso noi ci proviamo. Se magari ce n'è qualcuna di bella giusto per fare su una mangiata la tengo, oppure ributto tutto quanto in acqua. Insomma, giusto per farvi vedere se magari un giorno volete andare e vi insegno come trovarlo. Insomma, non è niente di difficile. Casomai se insomma non si riesce a prendere proprio niente, facciamo un giretto così magari scatto qualche foto, vi faccio vedere anche qualche foto, vi metterò qualche foto più avanti, insomma, e appunto della diga di Chioggia, magari se c'è qualche barca, qualcosa del genere così. Comunque prendiamo la macchina e andiamo a fare un salto, vediamo se riusciamo a trovare queste vongole. Allora, oggi ci troviamo nella spiaggia di Sottomarina, precisamente zona diga, come potete vedere. Siamo alla diga di Chioggia, per la precisione. Siamo qui, stiamo facendo una passeggiata e abbiamo colto l'occasione di condividere con voi questa nuova esperienza, questo nuovo video, ecco. E vi faremo vedere come si prendono, chiamate in gergo, bevarasse qui da noi. E niente, andiamo a vedere. Ci sono dei segni particolari per terra che non appena me ne capita una vi faccio vedere. Ecco, qui sono già passati. Quelle che vedete qui per terra, questa, vedete che ha il segno per terra. Ci sono queste piccoline, tutte queste sono vive, questa qua, e niente, praticamente sono piantate nel terreno. Tutte quelle che vedete così sono tutte buone. Questa è quella qua, la pezzatura è piccola. E oggi ci limitiamo solo a far vedere le immagini, fare un video così veloce e poi queste le rilasciamo al mare. Volevo farvi vedere qualche altro segno. Questa qui, se noi andiamo a toccare, eccola qua. Poi le andremo a lavare. Faccio vedere. Una volta lavate, eccola qui, questa qua, questa un po' più grossetta. Ad esempio questa è piantata nel terreno, vedete, era così. Vengono via molto facilmente, sono alla pari del terreno. Adesso le vedete un po' sopra il livello della sabbia, perché quando la marea si ritrae lascia scoperta la sabbia. Non appena le bevarasse sentono che gli manca l'acqua, tendono a venire in superficie e a venire fuori, proprio perché appunto manca l'acqua. Ecco qua, qui ce n'è un'altra. Andiamo a risciacquare, così vedrete meglio il prodotto. Eccole qua. Eccole qua. Le rigettiamo nell'acqua.
Oggi è andata così, ma immaginavo perché purtroppo in questo periodo c'è parecchia gente che va a prendere le vongole, quindi quelle grosse le avranno già prese. E comunque noi ritorneremo sicuramente, vediamo se riusciamo a prendere qualche vongola abbastanza bella, diciamo in misura da tenere, così magari ci facciamo una bella pasta. Per adesso è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina così quando pubblico nuovi video vi arriverà la notifica. Commentate, lasciate like, io adesso vi saluto, ci vediamo presto in un nuovo video.